Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Scusate l'emozione, ma sono un po' emozionata. Io volevo ringraziare innanzitutto tutti i presenti di essere qua, perché per noi oggi è una giornata insomma molto importante, che conora un lavoro che è stato fatto ed è stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione di tante persone. Questo progetto nasce da una nostra ospite che vedete qua, che è la signora Flora. Lei è una signora che, come può succedere nella vita, ha avuto problemi di salute, era da sola con il suo cane e questo ha portato alla necessità di doverli separare. Quando è arrivata nella nostra casa di riposo, il suo più grande desiderio era quello di poter riavere vicino la sua famiglia e quindi potersi riconciliare con Tobia, e noi da lì abbiamo iniziato insomma un grande lavoro di ricerca e di collaborazione sul territorio per riuscire a trovare un modo di realizzare il suo sogno e insomma cercare di renderla contenta. E questo ci ha permesso, grazie insomma sia all'amministratore di sostegno della signora e all'EMPA, di avere i contatti all'interno dell'ULS 3, della dottoressa Noventa, della dottoressa Calzavara, e di venire a conoscenza di un progetto in essere insomma dell'ULS 3, che si chiama Ti do un sorriso, e che è proprio finalizzata a questo, quello di mantenere il contatto tra l'animale domestico e i propri padroni. E quindi da questo è nato poi insomma l'idea di adottare noi come struttura, quindi di ampliare il progetto, e quindi di adottare noi come struttura un Tobia per riportarlo a Flora, e soprattutto per dare a questo ambiente una presenza come è un cane, come è in una casa un cane, insomma, che porta sempre gioia. Io questo progetto è stato, come dicevo, realizzato soprattutto grazie alla collaborazione dell'ULS 3, senza di loro non saremmo riusciti a realizzarlo. Infatti per l'occasione è venuto al direttore generale, il dottor Dalben, che ringrazio enormemente di aver avvallato questa nostra idea e a cui cedo la parola per dire qualche cosa.